un sensore fare da traduttore per il linguaggio delle api? Lo abbiamo chiesto a una startup di Faenza. Bing nasce nel 2017, quando mio nonno, che faceva l'apicoltore, purtroppo è morto e mi ha lasciato in eredità 10 arnie tradizionali. Io ho iniziato a prendermene cura e ho iniziato a capire come lavoravano gli apicoltori professionisti. Abbiamo pensato di aggiungere dell'elettronica all'interno delle arnie. Controllare, vedere, ascoltare. IoB è una declinazione simpatica che abbiamo inventato come evoluzione di IoT, appunto per indicare quei dispositivi hardware digitali connessi che noi creiamo per aiutare gli apicoltori a gestire le api. Questi piccoli sensori misurano temperatura, umidità e rilevano il suono. L'elettronica viene messa all'interno di questa vaschetta di legno. In questo modo, una volta inserito dentro lo sciame, il sensore inizierà a comunicare e mandare le informazioni che rileva. Abbiamo realizzato un algoritmo che è in grado di interpretare questi messaggi. È una sorta di Google traduttore delle api. Le api parlano tra loro, all'interno di un'arnia ci sono circa 50.000 api. Noi possiamo capire quali sono i main topic all'interno dello sciame. È come essere seduti fuori da uno stadio e ascoltare l'esultanza quando la squadra di casa fa gol. Quindi l'apicoltore riceve nell'app delle informazioni che gli dicono se le api stanno bene. Questa è un'arnia urbana V-Box e questa è un'arnia tradizionale. Le caratteristiche sono piuttosto diverse, principalmente il camino, che è alto oltre 2 metri di altezza, il che permette di essere posizionato ovunque in un contesto urbano, le pareti trasparenti che la rendono un'arnia d'osservazione e anche il sistema innovativo di raccolta del miele, che può essere fatta senza l'utilizzo di protezione come maschere e guanti. Attorno alle arnie si è creata anche una bellissima community di apicoltori urbani neofiti, dove ci si può scambiare consigli, suggerimenti e anche chiedere il supporto nostro o degli apicoltori professionisti consigli sulla vita da apicoltore.